Un cordiale buongiorno e ben ritrovati nel canale di Ambiente Natura. Questo è un video un po' particolare perché parleremo di 50 incredibili curiosità sugli animali che forse non sapete. Ma prima, sigla. Se si prende uno squalo e lo si gira a pancia in su, entra in una specie di trance chiamata immobilità tonica. Nessuno sa per quale motivo. Nel periodo degli amori, le giraffe maschi emanano una particolare sostanza chiamata indolo, che ha lo stesso odore delle nostre feci. Questo per attirare le femmine. L'elefante, insieme ai delfini e alcuni primati, è l'unico animale in grado di riconoscersi allo specchio. L'ape maschio, il fuco, dopo aver fecondato la regina, poverino, gli esplode il testicolo. L'alce è abituato a stare a temperature di meno 20, meno 30 gradi. Se fa troppo caldo, lui non riesce a sudare e quindi i vegetali in fermentazione nel suo stomaco lo trasformerebbero in una fornace, uccidendolo. Alcune specie di rana per vomitare tossiscono fino a far uscire tutto lo stomaco. Lo ripuliscono per bene e dopo lo fanno rientrare. Il castoro europeo emana delle secrezioni da una ghiandola vicino alla vescica. Questo cosiddetto olio del castoro veniva utilizzato dagli antichi greci per curare mal di testa, epilessie. Adesso viene utilizzato soltanto in profumeria. La femmina di canguro può immagazzinare nel proprio utero l'embrione per mesi e mesi per poi programmare la nascita quando riterrà più opportuno. I colibrì utilizzano una modalità di volo simile a quella di alcuni insetti, le sfingi. I colibrì più piccoli possono battere le ali per 70-80 volte al secondo. C'è una leggenda che dice che i nobili romani allevassero le murene e a loro dessero in pasto gli schiavi negligenti. È una leggenda del tutto priva di alcun fondamento. Il nome del pesce chirurgo deriva dal fatto che possiede ben due piccole lame retrattili, appuntite come bisturi, situate all'estremità del peduncolo caudale. Lo squalo balena, per nutrirsi, filtra migliaia di litri d'acqua all'ora. Questo lo fa per accogliere il plancton di cui si nutre. La tridacna gigante è la conchiglia più grossa del mondo. Pensate che può pesare fino a 200 kg ed essere grossa più di 3 metri. Gli incisivi dei roditori non smettono mai di crescere. Crescono di ben 2-3 mm alla settimana e devono continuare a rosicchiare per mantenerli dalla lunghezza giusta. Le pulci possono saltare 200 volte la lunghezza del loro corpo, come se un uomo saltasse l'Empire State Building di New York. Viaggiano a una velocità di 9 metri al secondo e decollano con un'accelerazione di 150 g. Un caccia può ambire soltanto a sfiorare 9 g. La lucertola di Gesù, il basilisco, può correre sull'acqua. Il picchio ha una lingua lunga 15 cm, quanto il suo corpo. Possiede una punta appiccicosa per catturare le larve e gli insetti che sono contenuti all'interno dei tronchi. In posizione di riposo, la tina è rotolata attorno al cranio. La lingua del formichiere gigante può allungarsi fino a 60 cm. La lingua della giraffa supera i 50 cm. E può aiutarla a prendere i rami degli alberi. Fino a poco tempo fa si credeva che la giraffa non facesse alcun verso. In realtà comunica solo di notte utilizzando frequenze sonore al limite dell'udibilità per l'uomo. L'ippopotamo è un animale molto territoriale. In Africa miete più vittime rispetto a qualsiasi altro animale. Il sudore degli ippopotami è rosso. Questo perché è formato da pigmenti che servono come crema solare e come antibiotico. Gli ippopotami sono gli unici mammiferi a produrre latte rosa, probabilmente a causa delle secrezioni che abbiamo citato prima. Il gallo cedrone si è estinto in Gran Bretagna nel 1785 per motivi di caccia, dopodiché è stato reintrodotto. Adesso è presente soltanto con poche migliaia di individui e rischia di estinguersi a causa del surriscaldamento globale. Pare che le mucche producano più latte quando ascoltano musica. Quando la mantra gigante esce dall'acqua può compiere salti di 3 metri. Questo lo fa per liberarsi di crostacei e parassiti. I macachi giapponesi dell'isola di Koshima lavano le patate in mare per pulirle e salarle. Questo comportamento lo hanno imparato dall'uomo. Un gatto di 15 anni è stato sindaco in una città dell'Alaska per alcuni anni. Questa città aveva più o meno 900 abitanti. Il diametro dell'occhio della balenottera comune
può misurare ben 10 cm. Il record però spetta al calamaro gigante, i quali occhi possono raggiungere i 25 cm di diametro. Il polpo possiede una pupilla orizzontale, quasi rettangolare. Alcune libellule possiedono ben 30.000 occhi. La mosca ne possiede solo 4.000. Una medusa è costituita per il 95% d'acqua, il 3% in proteine e l'1% in sali minerali. Il lupo della Tasmania, o tilacino, era il carnivoro marsupiale più grande dell'Oceania. Si è estinto poi nella prima metà del XX secolo. Il beluga ha la capacità di muovere numerosi muscoli facciali. Il movimento delle labbra e di alcuni muscoli della fronte probabilmente lo aiutano nella comunicazione. Il capodoglio può rimanere in apnea per più di mezz'ora e spingersi fino a 3.000 metri sotto il livello del mare. Un record per i vertebrati. La balenottera azzurra è lunga ben 35 metri e pesa ben 130 tonnellate. È il più grande animale mai esistito sulla Terra. Le mantidi religiose prendono il nome dalla postura delle loro zampe anteriori. Le tengono retratte come se stessero pregando. Si dice dormiglione come un ghiro perché il letargo di questo animale dura da settembre fino a maggio. Il nome scientifico del trichecco è Odobenus rosmarus. Odobenus significa letteralmente colui che cammina sui denti. La parola malese orangutan significa uomo della foresta, da qui il nome degli orangutan. Spesso gli oranghi, per attraversare un fiume, utilizzano alberi caduti come ponte. Il roditore più grosso del mondo è il capibara, che vive nel Sud America e può pesare ben 65 kg. Il roditore più grande in Italia è la nutria. È un animale alloctono e invasivo che crea gravi danni all'ecosistema italiano. Spesso in città o negli aeroporti, per scacciare gabbiani o piccioni, vengono addestrati appositamente dei falchi pellegrini. Per riempire un barattolo di mezzo chilo di miele è necessario che 10 api operaie lavorino per tutta la loro vita. Le strisce delle zebre servono da carta d'identità per questi animali, ma servono anche a loro per mimetizzarsi dai predatori. Il colore rosa dei fenicotteri rosa deriva da alcune sostanze, i caroteni, presenti in quei piccoli crostacei di cui i fenicotteri si nutrono. Bene, il video finisce qui. Spero proprio che vi sia piaciuto. Io vi ricordo di iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Un cordiale arrivederci.